Salve a tutti, oggi vi parlo di Il diavolo veste Prada, film del 2006 diretto da David Frankel e scritto da Elin Brosh McKenna, trasformando in cinema un romanzo di Lauren Weisberger, che fa parte di quella letteratura di consumo per un pubblico femminile che in gergo viene definita chick lit, ossia letteralmente la letteratura per le pollastre. Comunque, al di là di queste definizioni offensive e discutibili, questo è un film in realtà che è tarato su un certo tipo di femminilità, ovviamente, perché ovviamente le protagoniste sono tutte femmine, però qual è il punto? Che per le riflessioni che si possono scorgere al suo interno è adatto e consigliabile anche ai maschietti. È uno dei miei film preferiti, ce l'ho anche in DVD, vedete, questo è la celebre grafica con il tacco 12 trasformato nel forcone del diavolo. Allora, comunque, il film inizia con una sequenza di montaggio con una serie di giovani donne che si vestono e si truccano la mattina prima di andare a lavorare. Sono delle donne in carriera, appunto, controllano l'agenda, salutano con un bacio il fidanzato ed escono. Ottimo il montaggio di questi titoli di testa. Una di queste è proprio, una di queste ventenni, trentenni, è la protagonista, una giovane Anne Hathaway che si è fatta conoscere al grande pubblico proprio grazie a questo film. E allora, che cosa fa Anne Hathaway? È una stagista di questa rivista di moda che si chiama Runway. E chi l'attende al varco della redazione per presentarle il suo lavoro? Emily Blunt. Anche lei si è fatta conoscere con questo film. Tutte e due erano poco più che ventenni, giovanissime. Allora cosa dice Emily Blunt a Anne Hathaway? Ci serve qualcuno in grado di sopravvivere qui dentro. E già aleggia qualcosa che fa paura, lo spettro di una persona. Chi è Miranda? Chiede Anne Hathaway a Emily Blunt, e la Blunt risponde: oddio, farò finta di non aver sentito. E poi le dice: un milione di ragazze ucciderebbe per questo posto, quasi a non volere farla desistere, perché quasi la Hathaway forse aveva già cambiato idea. Comunque, già Miranda Priestly appunto fa paura, ancora non è in scena e già si crea una suspense su questo personaggio. E intanto che cosa succede? Che la Hathaway rimane lì impalata mentre tutti in questa redazione stanno correndo. Perché stanno correndo? Perché Miranda sta per arrivare in maniera imprevista, in anticipo. Invece la Hathaway resta lì impalata, spaesata, mentre tra l'altro tutti la stanno prendendo in giro perché è grassa, perché è mal vestita, perché puzza e tutto questo genere di cose. E c'è questo contrasto appunto tra lei che è fissa su questo posto e poi tutti che corrono, un contrasto enfatizzato dalla regia appunto, ma intanto cresce l'attesa su questo personaggio di Miranda Priestly. La regia ce ne mostra solo alcuni particolari ma non il volto fino a quando non la vediamo. Dopo la sua camminata di entrata si apre l'ascensore ed è lei, è Meryl Streep. In questo film è bravissima, è strepitosa, ha ricevuto una nomination all'Oscar senza vincerlo. Secondo me uno dei suoi migliori ruoli degli anni 2000. E allora, chi è Meryl Streep in questo film? È Miranda Priestly, è l'incarnazione del diavolo, perché è una bastarda e appena inizia a parlare si capisce perché tutti stiano correndo, si capisce perché anche il film in realtà stia correndo, perché il ritmo del film è incalzante, inarrestabile. E la regia e il montaggio devono essere sempre studiatissimi e al top in film come questi, basati appunto sul ritmo, in primis nelle commedie. Appunto, la regia di Frankel in questo film è sempre con gli occhi aperti su tutto quello che succede, al passo col ritmo appunto di un montaggio celerissimo, ma non forsennato, sempre controllato. Una regia che si destreggia tra zoom, panoramiche, primi piani, una regia molto inventiva. Comunque, perché tutti stanno correndo? Perché il film sta correndo? Sta correndo in realtà per seguire il ritmo di Miranda Priestly, perché Miranda è una macchinetta, è disumana, parla come un automa e tutti devono capire quello che sta dicendo perché tutti sono al suo servizio. E allora
La Strip è bravissima in realtà con la sua bravura a evitare che il suo personaggio si trasformi in una macchietta. In realtà la sceneggiatura glielo permetterebbe, ma grazie alla sua classe, grazie alla sua esperienza e grazie alla regia che la tiene sotto controllo, il suo personaggio riesce ad essere sempre credibile. Il rischio è alto in certi casi che, come dire, lei si lasci un po' andare, ma è sempre controllata. È Meryl Streep, lo sappiamo, è bravissima. E lei, appunto, Miranda Priestly, è esilarante per quanto, appunto, è stronza con i suoi dipendenti. È esilarante per come costringa tutti a darsi una mossa, perché li considera tutti inferiori, in primis, appunto, la protagonista. Ed è un personaggio cinico fino al midollo e il suo cinismo, scopriamo nel corso del film, in realtà trasforma tutti quelli che le stanno intorno. Li trasforma in dipendenti del diavolo, li trasforma tutti in persone ciniche e velocissime, esattamente come lei. La Hathaway quasi se ne sta andando, ormai ha già imboccato un'uscita, se ne sta andando appunto, perché ha già capito che quello è un ambiente che non fa per lei, ma in realtà viene presa, perché Miranda l'aveva guardata negli occhi e aveva intuito in lei qualcosa. E allora cosa succede? Anche i suoi amici, gli amici della Hathaway, che fa questo personaggio, si chiama Andy, si chiama in realtà Andrea, ma soprannominata Andy, i suoi amici le ripetono la frase che le ha detto la Blunt: un milione di ragazzi ucciderebbe per avere quel posto. E lei cosa risponde ai suoi amici? Beh, io non sono una di loro. E allora si fa strada una tematica impellente: l'importanza da dare al lavoro nella società di oggi. È davvero più importante il lavoro dei sentimenti? O forse è possibile cercare di conciliare le due cose? Effettivamente la Hathaway, appena arrivata sul posto di lavoro, si chiede: perché io dovrei cambiare tutto di me solo perché lavoro qui? Ha ragione oppure no? Però in realtà nel corso del film lei si trasformerà. Ma fa bene o no? In realtà il suo piano iniziale era quello di resistere per un anno dentro quel posto di lavoro, per poi fare il lavoro che davvero sognava di fare, cioè fare la giornalista. Lei scrive cose sue e non sopporta di essere reclusa a fare l'assistente, quindi a non scrivere, ma quel posto di assistente di Miranda Priestly è uno di quei posti che apre tutte le porte, e allora deve resistere. Ma resisterà o forse si farà fagocitare da questo mondo malato e diabolico? E allora, comunque, è una sceneggiatura frizzantissima quella che regge il film, fatta di battute e sketch continui, ma è una regia che nasconde la complessità e regala una comicità quasi da screwball comedy, quasi sofisticata, a un ritmo appunto senza pausa. E la complessità è appunto in certe tematiche che, come vi ho detto, in realtà sono inserite tra le righe. E allora bisogna ragionare su come siano i rapporti tra Emily Blunt e Anne Hathaway sul posto di lavoro, su come siano quelli tra Meryl Streep e Emily Blunt, e su come siano quindi quelli tra Meryl Streep e Anne Hathaway. E allora, siccome il mondo della moda è un mondo fasullo, è un mondo basato sull'apparenza, forse anche il film ha un'apparenza che poi si svelerà. Forse questo diavolo, questa crudeltà che si diffonde da un centro verso tutti i suoi sottoposti, forse non è il diavolo che appare, forse c'è qualcuno che è meno diabolico di quanto sembrerebbe, non dico altro. E allora, che cosa vorrebbe dire il film alla fine? Il film vorrebbe dire che in realtà è una scelta personale quella di privilegiare il successo lavorativo o il successo sentimentale. E allora si può essere felici in realtà in entrambe le situazioni, e si può essere anche tristi in entrambe le situazioni. È una scelta personale, ognuno fa la sua, e soprattutto ognuno deve convivere con la consapevolezza di aver fatto con responsabilità quella scelta, senza lamentarsi, senza piangersi addosso. Ognuno sceglie il suo destino, e appunto c'è questo confronto proprio tra i personaggi di Meryl Streep e Anne Hathaway.
con il personaggio di Emily Blunt che sta in mezzo. Non vi dico altro per non svelarvi questi rapporti, comunque ci sono tre scene in cui la Strip e la Hathaway si confrontano. La prima in cui Miranda sgrida per la prima volta Andy, e in quell'occasione sono bravissime sia la Strip e anche la Hathaway. Poi ce n'è un'altra scena a metà e poi c'è il confronto alla fine sui sedili posteriori della limousine di Miranda, in cui poi qualcuno prenderà la sua decisione. E veramente quel dialogo in macchina lascia veramente i brividi, per come è gestito bene anche in sede di regia e di sceneggiatura. E allora, un film divertente, un film che forse nella parte centrale esagera un pochino. Su alcune gag calca un po' la mano, esagera certe gag, si fa prendere un po' troppo dal ritmo. Ma comunque è un difetto assolutamente veniale, assolutamente perdonabile, perché appunto la parte iniziale e quella finale sfiorano la perfezione, perché la complessità è inserita perfettamente dentro i meccanismi del film. E poi c'è una riflessione non scontata proprio sulla moda che dà speranza, sulla moda che ci fa sperare forse attraverso l'apparenza, attraverso gli abiti, di essere migliori, ma forse ciò che conta appunto è quello che abbiamo dentro, come mostra il personaggio interpretato da Stanley Tucci, bravissimo, è un caratterista veramente strepitoso, anche qui mostra la sua bravura. Stanley Tucci che qui fa uno dei pochi colleghi d'ufficio della Hathaway che la aiuta nel suo percorso appunto per inserirsi all'interno della redazione. Poi c'è una particina per Simon Baker, The Mentalist dice niente, ma anche il film è gestito benissimo sotto tutti i punti di vista. Per appunto c'è una bella sequenza da non perdere dove Miranda schiaffa continuamente il cappotto e la borsa sulla scrivania della Hathaway e fa alla Hathaway le richieste più strane, veramente divertente, ma in realtà tutto il film è frizzante e divertente, un film sempre godibile, un film che io rivedo sempre con piacere e che è in realtà molto più consistente di quello che vuole dare a sembrare per queste tematiche, per queste riflessioni sul lavoro, sulla moda e sui sentimenti e su come la nostra vita può inserirsi all'interno di questa società frenetica del mondo di oggi. Brava la Strip, brava la Hathaway e bravo Frankel alla regia. Ci vediamo domani con un'altra video recensione. Per ora il mio voto su Il Diavolo Veste Prada è 8. Buona visione di questa bella commedia, una delle migliori degli anni 2000, e buon cinema a tutti!